L'ingegner Gregorio Agresta è il direttore centrale della formazione per i vigili del fuoco, una direzione che ha il compito della preparazione di base del personale per assicurare il soccorso anche nelle condizioni più difficili e nella massima sicurezza. Attraverso quali strutture formative? In questa scuola, che è la scuola centrale antincendi, la storica scuola dei Vigili del Fuoco. Questa nasce negli anni 30 appositamente per fare istruzione, per fare scuola per i Vigili del Fuoco. Allora, qui si fa la formazione di base. La formazione di base significa la formazione che noi diamo ai Vigili del Fuoco appena entrano nel Corpo Nazionale. Si entra per concorso, lo sa, e quindi diamo questa formazione di base. L'altra struttura che noi abbiamo, che è importantissima per l'operatività dei Vigili del Fuoco, l'allievo dopo Capannelle si porta a Monte Libretti, nella cosiddetta scuola di formazione operativa, che è un'altra specialità del Corpo Nazionale, una cosa importantissima, una struttura invidiata a livello internazionale perché è costituita da impianti che, simulando dal vero situazioni di rischio in cui il vigile si viene a trovare, ecco, dà la possibilità al vigile stesso di acquisire l'abilità proprio in fase operativa. E allora troviamo la Faraus, troviamo il simulatore degli aerei, troviamo il simulatore delle navi, le gallerie metropolitane, ecco, tutta una serie di impianti, ripeto, che in scala 1 a 1, quindi dal vero, simulano però le condizioni di rischio. Tutto si svolge naturalmente in sicurezza. Poi noi abbiamo la scuola che denominiamo Istituto Superiore Antincendio, che sta a Via del Commercio, e la scuola sul per Tevere. Management. Sì, diciamo nella zona del Tevere. È la scuola di management per noi, cioè noi lì svolgiamo la formazione di livello più rivolto a funzionari e dirigenti, e attraverso quella scuola noi abbiamo i rapporti con l'università, col mondo esterno, con gli omologhi internazionali. Oltre a questo, la formazione sul territorio attraverso i poli didattici regionali. Il corso di formazione professionale dura 6 mesi per questo, per i neovigili. Qual è l'addestramento di base, quello che stiamo vedendo alle sue spalle? Ecco, qui, come dicevo prima, questa è la scuola di formazione, è appunto per la base all'inizio dell'ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'allievo. Si formano la parte teorica, la parte pratica, che dà competenze e abilità nell'utilizzo delle attrezzature, che vanno dalla motosega, la motopompa, tutte le attrezzature che servono per il vigile nella sua operatività. Si dà abilità anche con le scale, ecco, queste scale che poi tutto sommato sono un antico strumento, uno dei primi strumenti di formazione per il vigile del fuoco, danno l'abilità all'altezza, l'abilità a sentire il vuoto sotto di sé, a portare pesi sempre in altezza, ecco. Oltre a questo, le scale a ganci e tutta una serie, adesso è lungo da elencare, ma lei potrà vederle nel corso della sua visita. Oltre alla formazione interna, la scuola si occupa anche di una formazione rivolta verso l'esterno. Noi facciamo formazione, per esempio, rivolta a scienze delle normative sulla sicurezza del lavoro, per la formazione dei cosiddetti addetti alla sicurezza e gestori per le emergenze nelle aziende. E quindi tutti i comandi provinciali fanno formazione di questo tipo. Sono corsi che i datori di lavoro ci chiedono dall'esterno, con una certa procedura, e noi eroghiamo migliaia di ore di lavoro ogni anno su questo campo. Anche gli steward negli stadi? Quella naturalmente è una figura particolare, lei lo sa, quindi diamo la particolare formazione che serve loro per fare un minimo di intervento non finalizzato al controllo delle persone naturalmente, ma un minimo di intervento finalizzato al rischio che ci può essere nello stadio, il petardo e quant'altro. Fia Capannelle ha sede anche un centro di documentazione, con quali compiti? Allora, il centro documentazione, anche questo nasce già da tantissimi anni, da vecchia memoria, perché noi abbiamo sempre sentito l'esigenza di fare formazione attraverso la documentazione. Quindi il ruolo principale di questo centro documentazione è proprio quello di realizzare supporti
supporti didattici, cartacei e video, per permettere di fare la formazione, per permettere di trasmettere le informazioni, no? Naturalmente le strutture che sono, come lei ha potuto vedere, di livello, cioè, diciamo, come dire, ben organizzate, insomma, ben organizzati. Ecco, attraverso le capacità anche degli operatori noi facciamo anche video che servono per la comunicazione, integrando quindi questo centro documentazione con quelli che sono i centri regionali. Qual è il futuro della comunicazione attraverso questa struttura? Come dicevo, questa struttura partecipa insieme con gli altri centri regionali che sono in fase avanzata di organizzazione per la comunicazione. Fare comunicazione abbiamo anche noi scoperto, seppur in ritardo, che è assolutamente necessario. Quindi ci stiamo attrezzando per... Vi state attrezzando e già siete attrezzati. Per fare la comunicazione, oltre, ripeto, alla documentazione, che per noi questo centro è fondamentale, è legato alla formazione, insomma.